ed è questo l'arrivo qui a Roma e qui esattamente all'interno della redazione di Plein Air. È il giorno della grande attesa prima del momento dell'incontro proprio in Piazza San Pietro con il Santo Padre. Qui vengono consegnati gli zainetti, poi anche i fazzoletti che distingueranno i viaggiatori del Plein Air e anche gli inviti per poter accedere proprio alla Basilica e sul piazzale, sul Sagrato e soprattutto incontrare il Pontefice. È l'occasione per noi per conoscere questi viaggiatori in questa giornata davvero speciale e straordinaria. Una sorta di richiamo comune per tutti i viaggiatori che si riconoscono nel turismo all'aria aperta e in libertà, un po' come nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Il richiamo diventa viaggio verso Roma per essere i protagonisti del Giubileo del Plein Air, il primo giubileo della storia dedicato ai viaggiatori in camper. Destinazione Roma, anzi prima sosta in via Aurelia numero 58, alla redazione della rivista Plein Air, che ha promosso, sostenuto e fortemente voluto il Giubileo del Plein Air come parte dell'anno santo straordinario della misericordia. Noi veniamo da Napoli per il Giubileo del Plein Air. Siamo in camper e siamo tre camper che abbiamo accettato l'invito di Plein Air per questo magnifico giubileo. A nome e per conto dell'associazione Sognando sotto le stelle in camper, che rappresento come presidente, oggi siamo qui emozionatissimi per questo evento che ci vede in prima linea con equipaggi che vengono da tutta Italia. Abbiamo equipaggi da Modena, da Taranto, da Bari, dall'Emilia, dal Trentino e siamo anche addirittura dalla Sardegna. Siamo emozionatissimi per questa grande evento del Giubileo del Plein Air. Per i preparativi e l'organizzazione è stata coinvolta tutta la redazione. Una rivoluzione qui nella redazione di Plein Air. Da diverse ore i camperisti stanno arrivando per ritirare i biglietti necessari per partecipare all'udienza giubilare di domani. E l'intera redazione si è appunto improvvisamente trasformata in un luogo dove la gente va, viene, dove noi a braccia aperte vi stiamo accogliendo. Nel pomeriggio i redattori di Plein Air, Mario Orlandi e Marco Sanchez, sono andati a prendere il camper messo a disposizione della casa costruttrice Arca del gruppo Trigano, un camper allestito su base meccanica Ducato 150 Multijet donata da Fiat Professional. Il mondo del Plein Air ha donato un camper Arca M725 GLT al Santo Padre e guidarlo per l'estate di Roma è stato sicuramente emozionante. Pensare che verrà consegnato nelle mani del Santo Padre con funzioni tendenzialmente di volontariato sociale per persone che ne hanno bisogno. Infatti proprio il mansardato M725 GLT, equipaggiato anche con un navigatore satellitare camper 660 LMTD offerto da Garmin, è stato preparato per essere consegnato a Papa Francesco e alla sua diocesi per una famiglia con disabili. Un dono, ma anche un pensiero in linea con l'enciclica Laudato Si, in cui viene racchiusa l'essenza del viaggiatore come un amante della libertà e come uomo che si apre al mondo. L'emozione del giorno prima è sempre grandissima, perché tornare a Roma in questo evento non è da tutti i giorni per noi di Milano. Ma sicuramente è un'emozione fortissima per ciò che dirà Papa Francesco nei confronti di tutti noi che amiamo stare all'aria aperta, che amiamo la natura, che cerchiamo di rispettare le cose del creato, quindi questo ci aspettiamo. Fervono i preparativi, ma ancor di più l'attesa per il giorno dopo, per l'incontro con il Santo Padre.